Buonasera a tutti, benvenuti a Priero. E abbiamo cercato di organizzare al meglio questa prova, viste anche le condizioni meteo di questa settimana scorsa. Niente, due raccomandazioni, troverete sul percorso di gara cercatori di funghi e cacciatori, può anche darsi. Ci siamo messi d'accordo con le due squadre di cacciatori che ci sono qua, ci stanno alla larga. Logicamente i cani non possono comandarli loro, mi dicevano se vi arrivano i cani cercheremo di tirarli via. Per il resto troverete dei laghi, molte pozze d'acqua sul percorso, evitatele, se non vi bagnate, sono cose vostre. E io direi di passare la parola a Luca, che come track inspector ha fatto il giro oggi e vi spiegherà alcune cose sulla linea, che come l'avete vista tutti, ma ci sono due particolarità. Buonasera a tutti. Allora, partenza ore 9, andiamo via subito qua dal paddock e prendiamo tutto un bel sottobosco, castagneto, come diceva lui, qualche pozza un po' viscido. Domani mattina sicuramente sarà un po' con la rugiada della notte, ma molto bello. 15 minuti siete in linea, così avete tutto il tempo di scaldarvi. Più o meno è molto simile alla linea, quindi prendete le misure. Entrate in linea, la linea l'avete visionata tutti, è molto tecnica, lunga, quindi mi raccomando prendetela di petto perché a metà sarete abbastanza stanchi, e intorno ai 9 minuti. Fate attenzione alle chicane perché sono tutte abbastanza in contropendenza, viscide, e quindi dovete fare un po' attenzione. Uscite dalla linea, fate ancora un pezzo di trasferimento e arrivate al CO. Totale, io ci ho messo 35 minuti, ve ne diamo 55, quindi avete tutto il tempo abbondante per fare il vostro giro. Andate via dal CO, fate 7-8 minuti di trasferimento, arrivate infettucciato. Domani mattina il primo giro sarà sicuramente viscido perché avete visto è erba ed è bagnato, quindi fate attenzione, poi si carreggerà e quindi verrà molto molto bello. Venite via dal fettucciato, scendete tutta la valle, venite giù in fondo, ci ho messo 22 minuti, ve ne diamo 45, quindi anche lì non aspettate entrare in fettucciato, il solito discorso, perché sennò fate ammucchiare gli altri, però niente di anomalo. E vi andare per tre giri. Prego. Ancora una cosa, il sindaco di Castelnuovo ci ha chiesto di fare il CO esterno in piazza proprio del comune di Castelnuovo, dove 2 anni fa abbiamo fatto le iscrizioni e tutto, più o meno lo conoscete. Porterete del fango, lo capiamo, non c'è problema. Adesso avviseremo anche i motoclub che andranno a fare assistenza. La mucchiato da una parte, non buttate il fango da tutte le parti, cercate di farne dei mucchi, hanno piacere di farlo lì, c'è un bar, c'è una cosa, un locale, perciò cerchiamo di comportarci da persone civili. E solo questo, passate piano in mezzo alle case, abbiamo messo dei cartelli, rispettateli nel rispetto di chi ci accoglie sul territorio. Grazie a tutti. Grazie a tutti, buona serata.